Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'edizione straordinaria del TGU di News dedicata alle elezioni, anche se poi in coda vi daremo anche altre notizie di giornata. Ma intanto andiamo con ordine, dunque Massimiliano Fedriga, il nuovo presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere subito i dati che sono definitivi per quanto riguarda il voto in regione. Dunque vediamo la videata con le percentuali che i quattro candidati hanno totalizzato in questa tornata elettorale. Massimiliano Fedriga, come dicevamo, eletto presidente del Friuli Venezia Giulia con una percentuale del 57,09%. Dietro di lui Sergio Bolzonello che ha messo insieme il 26,84% dei voti, seguito come terzo in classifica dal candidato Fraglioni Morgera del Movimento 5 Stelle, 11,67%, ed infine Cecotti con il 4,40%. Questo è il verdetto con dati definitivi. Adesso andiamo a riascoltare i protagonisti di questa tornata elettorale nelle interviste che abbiamo raccolto in giornata grazie ai nostri inviati Davide Zanirato e Angela Caino. Intanto concentriamoci sulla regione, dunque le interviste raccolte da Davide Zanirato. Vi ringrazio anche per la pazienza, mi scuso per il ritardo, ma ho deciso di venire a piedi perché mi ho fatto due passi anche dopo una serata ovviamente che di tensione aspettando il risultato, visto che è lo scrutinio questa mattina. Ringrazio tutti i cittadini di questa regione, ringrazio tutti i cittadini di questa regione per il risultato che sopra qualsiasi aspettativa. Questo ci porta ovviamente l'onore di poter rappresentare al meglio questa terra, dall'altra parte l'onere di aver dato grande speranza e quindi di dover garantire quel cambiamento che evidentemente è emerso da questa tornata elettorale. Il centrodestra risulta forza incredibile, con un consenso che nemmeno i migliori sondaggi potevano considerare. La Lega ha avuto il più grande risultato nella storia di questa regione. E di questo anche da segretario del movimento non posso che rallegrarmene e ribadire evidentemente che quell'esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale del Friuli Venezia Giulia. Mi auguro che questa scelta portata avanti dai cittadini possa essere utile anche a livello nazionale a favorire quel cambiamento che evidentemente era emerso il 4 marzo, ma è stato ribadito con ancora più forza in questa tornata elettorale. Non spetta a noi ovviamente scegliere cosa accadrà a livello nazionale, ma è altrettanto vero che la volontà dei cittadini non può essere lasciata da parte, non si può dimenticare che un centrodestra che ormai a che numeri siamo? Lo so perché ho camminato. Al 57%, 56-57% non può che essere forza di governo. Il centrodestra ha avuto una maggioranza relativa, sicuramente, ma maggioranza in questo paese, non può nascere un governo senza chi ha la maggioranza del paese. Io ringrazio tutti, ovviamente vi disturberò nei prossimi giorni, perché dovremo fare insieme a tutta la squadra. Io l'ho detto prima delle elezioni, lo ribadisco adesso, le scelte non verranno fatte da solo, non è una persona sola al comando, non è il governatore Fedriga, ma c'è un governo di questa regione, c'è una coalizione, c'è una squadra. C'è tutta una comunità regionale che io prima di qualsiasi scelta voglio ascoltare. E dovremo ascoltare anche chi avrà l'incarico di fare l'assessore, dovrà continuare ad ascoltare. L'errore fatto dalla giunta uscente non sono soltanto riforme sbagliate, ma il totale scollamento rispetto alle nostre comunità. Noi vogliamo riallacciare questi rapporti, ascoltare, cercare di fare, correggerci se sbagliamo, ma tenere i piedi ben piantati a terra, perché sentiamo la responsabilità di governare e vorremmo fare il meglio possibile. Grazie a tutti, buon lavoro a tutti. È una selva di interviste per commentare questi risultati, ma su tutti è spiccato anche questo post di Salvini col due di picche infilato sulla spiaggia. Che cosa significa? No, significa che abbiamo avuto un risultato enorme sopra qualsiasi tipo di aspettativa. Sono ovviamente molto orgoglioso e ringrazio tutti i cittadini di questa regione che ha voluto darci tutta questa fiducia. Prendere più del 57% è un risultato inipotizzabile prima di oggi e devo dire con un centrodestra fortissimo e una Lega incredibilmente alta, quasi al 35%, un risultato che mai è avvenuto nella storia di questa regione. Poco fa Max Fedriga ha fatto le foto di rito davanti al gonfalone della sala, inizia a prendere le misure di questo nuovo impegno. Direi adesso stiamo iniziando a lavorare, però tenendo i piedi ben piantati per terra, sapendo che la sfida è molto impegnativa.
impegnativa e importante, che le aspettative sono alte e quindi prima di tutto vogliamo ascoltare. Non vogliamo fare gli errori fatti in passato di imporre qualcosa dall'alto. Noi vogliamo ascoltare, confrontarci e poi prenderci la responsabilità delle scelte. Ecco, a proposito delle scelte, le prime saranno sicuramente quelle degli assessori. Ha detto che si prenderà il 1° maggio di riposo e poi pronti per scrivere la giunta. E poi pronti per il confronto, faremo la giunta, tutti gli, ovviamente, gli adempimenti che dobbiamo fare, dalla proclamazione alla convocazione delle prime sedute del Consiglio. Qualche giorno c'è di tempo, con la consapevolezza che non è un uomo solo al comando, non è il governo di Federica ma il governo di una squadra, e quello ci tengo particolarmente a ribadirlo, l'ho detto prima delle elezioni, vale adesso, deve essere un governo di condivisione. Tra i tanti risultati incredibili di oggi della Lega Nord c'è quello di Stefano Mazzolini in Alto Friuli con oltre 4.000 preferenze. Gli faccio dei complimenti enormi, veramente un risultato incredibile, nel collegio più piccolo queste preferenze, è veramente stato bravissimo. Si è guadagnato il posto di assessore al turismo. Ebbene, adesso gli assessori ne parliamo, però come ho detto gli assessori faranno solo gli assessori, non i consiglieri. Quindi. Di tutta questa giornata, di questa metà giornata, cosa ti rimane? È difficilissimo riordinare le idee, però qual è stato il complimento più bello che hai ricevuto? No, vabbè, mi hanno chiamato in tanti, mi ha chiamato ovviamente Matteo Salvini, mi ha chiamato Luca Zaia, mi ha scritto Roberto Maroni, mi ha scritto Giovanni Toti, mi ha scritto Fontana, devo dire una giornata di entusiasmo, oggi la prendiamo così festeggiando, sapendo che da domani dobbiamo rimboccarci le maniche. I numeri del 4 marzo davano un centrosinistra al terzo posto, con un 23% di voti. Oggi siamo la seconda coalizione ampiamente, perché il Movimento 5 Stelle scende al 13%, se non ricordo male, noi siamo al 27%, quindi 4 punti sopra il 4 marzo, e anche con una tenuta buona del Partito Democratico rispetto al dato soprattutto sulle città, dove va oltre, siamo sopra il 22-23%, sia Trieste, Pordenone, Udine, anche Gorizia, mi pare che non siamo male, e quindi una tenuta sostanziale dell'offerta che il centro-sinistra ha fatto. Abbiamo fatto una campagna elettorale molto sui contenuti e penso che questo abbia pagato, perché io ho cercato proprio di parlare della visione futura della mia terra, e volutamente ho cercato di tenere le dinamiche nazionali fuori, ma la tempesta era quella perfetta, naturalmente non poteva non essere un voto nazionale. Come valuta il suo candidato a Pordenone, dove per 10 anni è stato sindaco? Beh, è stato un ottimo risultato, devo dire, io non sono più sindaco da 7 anni, governa il centrodestra abbondantemente e ho ottenuto al 41% contro Federica al 47%, quindi direi un ottimo risultato rispetto a come poteva essere, quindi molto bene. Che opposizione sarà? Un'opposizione molto, molto sui contenuti, un'opposizione non ideologica, non fine a se stessa. Io, come mio consuetudine, come mio costume, tendo a costruire e a non a demolire, perché demolire sta 2 secondi, costruire un po' di più, e quindi sarà un'opposizione che permetterà da un lato di fare molte proposte. Io penso che l'opposizione debba essere sì controllo, ma anche molto proporre. E attraverso le proposte arrivano le idee migliori, quindi sarà un'opposizione di proposta e di controllo, ovviamente. Signor Bolzanello, nessun sloveno è stato eletto nel vostro partito? Beh, nel nostro partito no, anche perché i seggi sono molto bassi, però penso che la Slovenska Skupnost possa avere sicuramente un seggio, perché mi pare abbia superato l'1% e quindi gli spetta di diritto, quindi ci sarà sicuramente una rappresentanza slovena. Sicuramente i numeri sono molto inferiori a quello che ci aspettavamo, dovremo metterci un attimino a tavolino con i risultati consolidati per vedere che cosa non è andato e dove abbiamo sbagliato nel proporre il nostro programma ai cittadini in maniera tale da evitare il ripetersi di situazioni come questa. Certamente abbiamo pagato la scarsa notorietà che avevamo in partenza, sia a livello di candidato presidente che a livello di candidati anche consiglieri. Altrettanto certamente abbiamo pagato, a nostro parere, una scarsa visibilità. Vorrei ricordare qua che noi abbiamo fatto un esposto alla Gcom perché l'onorevole Federica è andato su tutti i media nazionali più e più volte al giorno per tutta la campagna, e noi abbiamo fatto un esposto ormai quasi un mese fa, ancora ad oggi non mi risulta arrivata nessuna risposta. Ma per quanto riguarda invece le diatribe a livello nazionale, le tensioni tra Movimento 5 Stelle e PD Lega, quanto secondo lei ha influito su questo voto?
Pensiamo che diciamo, gli accadimenti degli ultimi 10 giorni circa, con l'interlocuzione che stiamo avendo a livello nazionale con il PD, che peraltro mi sembra ormai stia andando esaurendosi vista l'intervista di Renzi di ieri sera, in realtà ci abbia nuociuto parecchio, perché abbiamo ricevuto tanti feedback da persone che venivano ai nostri banchetti e comizi e ci dicevano molto chiaramente: guardate che se andate col PD non vi votiamo più. Dopodiché, quanto questo abbia influito sul risultato finale, in questo momento non siamo in grado di dirlo. Certamente ci ha abbassato parecchio il livello proprio di preferenze elettorali che abbiamo ricevuto. Inevitabile anche al vostro interno un'autocritica, anche per le tensioni, i contrasti che si sono vissuti in diversi collegi. Certamente, come dicevo prima, dovremmo metterci un attimino attorno a un tavolo e vedere cosa è successo territorio per territorio e fare un attimino il raffronto tra i risultati che abbiamo ottenuto e le azioni che sono state svolte sui vari territori, e da lì ripartire per cercare di ottenere finalmente un sistema del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia che sia in grado di allinearsi almeno a livello di consensi con quella che è la media nazionale. Oltre il 4% il patto per l'autonomia ha ottenuto il suo risultato. Beh, diciamo l'obiettivo minimo era quello di entrare in consiglio regionale, perché noi abbiamo detto spesso che nelle ultime due legislature, quella di Tondo e di quella di Serracchiani, sono passate in consiglio decine di leggi totalmente sceme e non si è visto nessun consigliere né di maggioranza né di opposizione alzare la mano e dire: ma sappiamo cosa stiamo facendo, non è che poi la gente ci tira i sassi per strada a provare idiozie simili. Noi diamo una promessa agli elettori: la mano il nostro consigliere la alzerà e cercherà di impedire che qualche altra scemenza venga approvata. Proprio quello che potrà, evidentemente. Proprio per i risultati di lista, tra l'altro nel collegio dove eravate più forti, quello di Udine, avete raggiunto, superato anche il 7% con Massimo Morettuzzo, il sindaco di Mereto, che ha fatto incetta di preferenze. Sì, beh, noi scontiamo il fatto di essere ancora organizzati a macchie, perché siamo da poco tempo che ci siamo formati, meno di 4 mesi. Però in alcuni comuni abbiamo ottenuto risultati lusinghieri, sopra il 20%, sopra il 30%, in un comune addirittura il 54%. Quindi, diciamo, svelava i tramonti? Tramonti di sotto, sì. Quindi dove si è seminato si è anche raccolto. Abbiamo fatto l'errore di aver seminato forse troppo poco. Per quanto riguarda invece le comunali di Udine, Andrea Valcic, candidato del patto, ha conquistato oltre il 2% in vista del ballottaggio. Che cosa potrebbe accadere e chi potreste sostenere tra Fontanini e Martinez? Beh, io sono un già sindaco, diciamo così, e non è mai elegante parlare né dei successori né dei possibili successori. Sarà in ogni caso Valci, se lo ritiene, a dire cosa pensa. Per me, io penso che gli elettori devono fare la scelta migliore per la città, e mi lasci usare questa occasione per ringraziare gli udinesi che mi hanno dato un sostegno molto importante in queste elezioni. L'ho preso come un segno di affetto e di stima, di cui li ringrazio veramente molto. Si aspettava questo risultato di Fontanini, comunque questa Lega anche a livello regionale con queste percentuali? Fontanini o Fedriga? Sia Fontanini a Udine che poi Fedriga e la Lega in regione. Fedriga è arrivato al 57% e quindi una maggioranza assoluta molto robusta. Fontanini al momento è fermo al 40%, quindi i due dati non sono paralleli, per così dire. Diciamo che io mi attendevo di meno, onestamente, e ho capito però che in particolare il Friuli profondo ha votato Lega. Cito un comune, Dolegna del Coglio, dove noi siamo secondi con il 10%, però la Lega è all'80%, una roba del genere. Quindi, no. È tornata la Lega dei tempi di Cecotti? No, è una Lega molto diversa e tra l'altro anche numeri più grossi di quella volta. Comunque io faccio gli auguri al presidente Fedriga di buon lavoro, perché questa regione ne ha bisogno. E mi auguro, no,
che possa fare qualcosa di buono visto il livello molto basso in cui è finita l'amministrazione regionale negli ultimi 10 anni. Se farà cose utili noi cercheremo di dargli una mano, se invece continuerà nella politica di distruzione dell'autonomia noi ci metteremo di traverso con tutte le armi che potremo sfoderare. Circa 27.000 persone hanno sottoscritto per progetto FVG, ha messo la X su progetto FVG, un grandissimo risultato. Il lavoro che noi abbiamo fatto da un anno a questa parte nel territorio del Friuli Venezia Giulia è stato premiato. Anche perché voi vi siete sempre professati come l'unica vera civica della coalizione, anche in competizione con Autonomia Responsabile. No, in competizione con nessuno. Noi ci siamo sempre professati come la lista degli uomini del fare, tant'è che andando a leggere appunto le persone che componevano le nostre liste sono tutte persone che nella loro vita hanno fatto e costruito qualcosa. L'abbiamo detto, l'abbiamo posto come condizione costitutiva ancora un po', no? Rinnovamento, rinnovamento, rinnovamento. Così è stato e gli elettori ci hanno davvero, davvero premiato. E naturalmente vi spetterà anche un posticino in giunta. Bah, questo non lo so, sarà il capo della squadra a decidere la sua squadra. Quindi noi siamo a disposizione, ma sarà Massimiliano Fedriga a decidere. Centrodestra stravince in Friuli Venezia Giulia, Fratelli d'Italia vicino al 6%, un grande riconoscimento per chi da sempre difende i diritti e i bisogni degli italiani e anche un'indicazione chiara per il Presidente Mattarella. Adesso ci aspettiamo subito un mandato a formare il governo per il centrodestra e ci aspettiamo che non si perda altro tempo, ci aspettiamo che chi ha perso le elezioni, il PD e il Movimento 5 Stelle, rispettino il voto degli italiani e non mettano bastoni tra le ruote. Quindi si andrà di nuovo al voto secondo lei a questo punto? Noi chiediamo un mandato per il centrodestra, crediamo che non si possa prescindere da questo, lo diciamo dall'inizio e oggi lo ribadiamo al Presidente Mattarella. Andiamo a questo punto a vedere se ci sono in Parlamento i voti per una maggioranza su alcune cose da fare, ma ripeto, credo che bisogna partire dal fatto che il PD e il Movimento 5 Stelle, che hanno perso sia le elezioni politiche che queste elezioni regionali, ci diano la possibilità di governare. Lei per Fratelli d'Italia si aspettava di più? Oppure... No, non mi aspettavo di più. Il risultato di Fratelli d'Italia è un ottimo risultato che conferma e fa crescere Fratelli d'Italia rispetto anche al voto delle scorse elezioni politiche, in una situazione nella quale ovviamente insomma, la Lega col candidato presidente aveva buon gioco, diciamo, a crescere più degli altri. Invece si conferma un dato che per noi è molto importante e cioè che Fratelli d'Italia continua a crescere. È il movimento che all'interno del centro destra ha una sua crescita costante e continua e questo per noi è molto importante perché è un voto consapevole di persone che ci conoscono, che hanno imparato ad apprezzarci e che apprezzano molto anche i nostri rappresentanti sul territorio. Senta, dal punto di vista delle trattative, ieri comunque Renzi ha ufficialmente chiuso un eventuale unione con il Movimento 5 Stelle. Lei che idea si è fatta? Un commento? Ma guardi, mi sono fatta un'idea per la quale sono tutti problemi interni al Partito Democratico, dopodiché non mi interessano, trovo scandaloso che l'Italia debba qui stare a aspettare appesa alla direzione del Partito Democratico, è un partito che alle scorse elezioni è arrivato terzo su tre e quindi per me è impensabile che il Partito Democratico possa di nuovo ritrovarsi al governo e solamente il fatto che se ne parli è completamente folle, per cui che Renzi chiuda o che Renzi apra a me interessa poco, io penso che se il Partito Democratico ha una dignità anche dopo questo risultato deve farsi da parte. Un'affluenza bassa comunque, soprattutto per Friuli Venezia Giulia che di solito è caratterizzato da... Beh guardi, l'affluenza è stata bassa, però diciamoci che non è che sono stati aiutati i cittadini, perché piazzare le elezioni in mezzo a due ponti vuol dire fare di tutto perché la gente non vada a votare e quindi voglio dire anzi, grande rispetto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia che hanno comunque compreso l'importanza di queste elezioni e sono andati a votare quando il governo centrale aveva fatto di tutto per fare in modo che non ci andassero. Non mi aspettavo anche qui, devo dire, di più, perché davvero è comunque insomma un ottimo segnale, tra l'altro si è votato un mese fa per le politiche, quindi insomma non era facilissimo portare la gente a votare. Salvatore Spitaleri, segretario regionale dei Dem, innanzitutto ricordavano dallo studio è arrivata già attorno alle 10.30 e le congratulazioni di Bozzonello nei confronti di Fedriga. Ho sentito personalmente anche il nostro candidato Sergio Bozzonello, cui va il ringraziamento di tutta la comunità del Partito Democratico per un impegno di questi mesi senza risparmiarsi e basando tutto
tutta l'azione sulle proposte, sulla capacità di proposte. Oggi prendiamo atto del risultato, non possiamo che fare a Fedriga i nostri migliori auguri come Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e assicuriamo a lui come dire, la nostra attenzione riguardo proprio alle funzioni di governo di questa comunità regionale che vorrà assumere. Il Partito Democratico da questo risultato esce naturalmente sconfitto rispetto alla dimensione regionale, ma con un dato, chi lo voleva morto, defunto, dopo i risultati nel Molise avevamo sentito, come dire, ormai canti funerei, beh, oggi ha avuto una sorpresa. Il Partito Democratico, seppur, come dire, ridimensionato, mantiene il dato del 4 marzo e diventa il perno dell'opposizione. Un'opposizione che faremo a Fedriga e alla Lega ogni volta nella quale la Lega vorrà chiudere questa regione, vorrà mettere territori l'uno contro l'altro, non vorrà perseguire quella dimensione che il Friuli Venezia Giulia ha assunto in questi anni di infrastruttura di un'Europa vera, di un'Europa dei popoli e delle regioni. Spitalere, vi siete sentiti con Renzi, con Martina, questo dato a livello nazionale che peso avrà secondo voi? No, ancora non ho avuto modo di sentire il segretario nazionale Martina. Io escludo un peso, come dire, un riverbero nazionale. Noi abbiamo subito anche, come dire, la sgradevolezza in alcuni momenti di una passeggiata di leader nazionali che litigavano sulla dimensione nazionale. Noi pensiamo che i cittadini e le cittadine del Friuli Venezia Giulia invece meritano tutta l'attenzione per loro. Il dato, se dobbiamo fare una lettura più generale, il dato evidentemente segna rispetto alle elezioni del 4 marzo un evidentissimo arretramento dei 5 Stelle. E è chiaro che quando si scende sulle proposte e sui contenuti, come dire, anche certi slogan non sono sufficienti. Noi, per quanto riguarda il dato nazionale, attendiamo e saremo presenti alla direzione di mercoledì prossimo, di giovedì, chiedo scusa, una direzione nella quale porteremo anche l'esperienza del Friuli Venezia Giulia in queste elezioni, perché evidentemente solo riappropriandoci e facendo riappropriare i cittadini di una partecipazione, di una condivisione più forte ai processi di governo, il Partito Democratico può riconquistare quel ruolo che anche negli scorsi anni ha avuto nel governo del Paese. Eccoci qua con Francesco Russo, Partito Democratico. Commentavamo prima fuori onda un anarchico del PD, ma lui ribalta la definizione. Beh, ma sì, ma intanto oggi, buongiorno a tutti, intanto oggi complimenti a Massimiliano Fedriga, al centrodestra. Hanno una grande responsabilità, quella di unire questa regione, di mettere da parte magari qualche tono un po' eccessivo e di lavorare per il bene comune. Per quanto mi riguarda, credo che la risposta migliore l'abbiano data gli elettori oggi. Sono di gran lunga il più votato non soltanto del mio partito ma di tutta la circoscrizione triestina. Credo ci sia solo un testa a testa con il collega dell'Alto Friuli, insomma, su chi è il più votato in regione in questo momento. E avevo detto che non volevo cambiare partito ma che volevo cambiare il mio partito e credo che gli elettori di centrosinistra non soltanto abbiano dato un segnale molto molto chiaro. Ecco, entrando operativamente, come si potrà cambiare questo partito alla luce anche del risultato? Ma io credo che gli elettori ci hanno chiesto anche in campagna elettorale grande discontinuità con tutti coloro che a livello locale ma anche a livello nazionale hanno fatto orecchi da mercante rispetto alle sconfitte di questa regione negli ultimi anni ma anche alla sconfitta del 4 marzo. E dobbiamo ricominciare a fare le cose che sappiamo fare, dobbiamo ricominciare ad ascoltare di più, a ammettere i nostri errori, ad essere più coraggiosi, a stare vicino alle persone che oggi hanno trovato magari risposte che li deluderanno ma che in questo momento sembravano più credibili. Insomma, in politica qualche anno fa la Lega era al 3,5%, oggi raccoglie questo risultato, davvero, insomma, come nel calcio la partita si riapre ogni volta.
E allora archiviamo per quanto riguarda le elezioni regionali il dato definitivo. Federica è il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia. Adesso apriamo la pagina delle elezioni comunali partendo dal comune di Udine, 98 sezioni su 98 scrutinate, dunque anche in questo caso i risultati sono definitivi. Ci limitiamo a darvi le percentuali che ci dicono questo, che Pietro Fontanini ha totalizzato il 41,49%, seguito da Vincenzo Martinez a 35,86% di consensi, dunque i due andranno al ballottaggio che si terrà il prossimo 13 maggio. Terza classificata la candidata del Movimento 5 Stelle Capozzi con l'8,47%, poi Bertossi 7,68%, Valcic 2,89%, Salmè 2,69%, Minestrelli 0,91%. Ma non si votava soltanto a Udine, si votava in altri 18 comuni oltre al comune di Udine. Andiamo a vedere come è andata. Ci trasferiamo sul sito web dell'INSIEL, sul sistema che ha permesso oggi di aggiornarvi in tempo reale sui dati delle elezioni. Partiamo dal comune di Sacile, che insieme a quello di Udine erano gli unici nei quali c'era il rischio del ballottaggio, e puntualmente si è arrivati al ballottaggio sia per quanto riguarda il comune di Udine che il comune di Sacile. Vanno al ballottaggio Carlo Spagnol con il 43,82% e Alberto Gottardo con il 36,04%. Questo dunque il quadro per il comune di Sacile, anche in questo caso se ne riparlerà il 13 di maggio. Andiamo avanti invece con i comuni nei quali il sindaco è stato eletto oggi, perché sono comuni al di sotto dei 15.000 abitanti e dunque non c'è, per quanto riguarda il sistema elettorale, la possibilità di un ballottaggio. Si chiude tutto con un turno unico. E allora andiamo avanti, andiamo sul comune di Brugnera, dove è stato eletto Enzo Dolfi con il 58,34% delle preferenze. Renzo Dolfi, chiedo scusa, non Enzo Dolfi. Poi il comune di Forgaria nel Friuli ha eletto sindaco con il 75,41% delle preferenze Marco Chiapolino. Andiamo a San Daniele del Friuli, dove il risultato è eletto sindaco con il 39,74% dei consensi Pietro Valent. Poi ci spostiamo a Talmassons, dove il candidato era uno soltanto ed era Fabrizio Pitton, che dunque già ieri, dopo aver raggiunto il quorum del 50% più uno dei votanti tra gli aventi diritto, è stato eletto sindaco, e si tratta dunque di Fabrizio Pitton, come abbiamo già detto. Al comune di Faedis ha eletto il sindaco con il 51,03% dei consensi ed è Claudio Zani. A Gemona del Friuli è stato eletto Roberto Revelant con il 69,81% dei voti. Siamo adesso a San Giorgio del Richinvelda, altro comune in cui il candidato era unico ed era Michele Leon, eletto anche lui ieri dopo aver raggiunto il quorum degli aventi diritto che sono andati al voto. E dunque ci spostiamo adesso su Treppo Ligosullo, dove il sindaco eletto è Luigi Cortolezzis, 62,92% i consensi per il sindaco eletto a Treppo Ligosullo. A Fiume Veneto è stata eletta Jessica Canton con il 41,62% dei voti. A Martignacco ha vinto Gianluca Casali, che ha totalizzato il 51,26% dei voti. A San Giorgio di Nogaro e Roberto Mattiussi, il sindaco della città, con il 56,37% dei consensi. Siamo adesso a Zoppola, dove il sindaco è Francesca Papais con il 43,01%. A Fiumicello, Villa Vicentina, Laura Sgubin con il 76,65% dei voti. Andiamo avanti al comune di Polcenigo, il sindaco è Mario Della Toffola, 77,65% la sua percentuale. Siamo a Sequals, Enrico Odorico è il sindaco con il 50,22% dei voti. Ne mancano ancora due all'appello. Fogliano Redipuglia con il 57,52% dei consensi ha vinto Cristiana Pisano,
Ed infine a Spilimbergo vince Enrico Sarcinelli con il 38,10% dei consensi, e lui il sindaco della città dei Mosaici. Abbiamo chiuso dunque il quadro con tutti i sindaci eletti nelle 19 città in cui si votava per eleggere il sindaco, il primo cittadino, ma anche rinnovare ovviamente il consiglio comunale. Torniamo un attimo a Udine, perché abbiamo anche per la città di Udine una serie di interviste che abbiamo raccolto con 4 dei 7 candidati che hanno partecipato a questa competizione elettorale, e sono Vincenzo Martinez, Pietro Fontanini, abbiamo poi anche le interviste con Enrico Bertossi e con Valci, realizzate da Angela Caino. Si guarda a alleanze a centrosinistra? Beh, ancora un po' presto, dobbiamo vedere un po' i risultati assoluti e poi certamente la volontà di verificare se i contenuti del nostro programma possono sovrapporsi alla visione che c'è stata di alcune forze che si sono cimentate in questa elezione. Quindi saremo pronti certamente al dialogo di qui in avanti. Prima anche in studio dicevamo un centrosinistra che potrebbe guardare a Bertossi, è una strada che si può percorrere, anche se Bertossi in campagna elettorale era stato avvicinato anche al centrodestra come candidato, insomma si era detto di tutto un po' nelle settimane che hanno preceduto la scelta del candidato, soprattutto del centrodestra. Martinez. No, io ripeto, noi offriremo quello che è stato il nostro percorso, vediamo se ci sono punti che si possono annodare con chi ha corso con noi in concorrenza e magari insieme a loro verificare quali potrebbero essere le eventuali condizioni di un percorso comune. In questi 15 giorni che ci separeranno dal ballottaggio, su cosa punterete? Tornerà anche Salvini, Fontanini? A Udine. Non lo so se torna Salvini, ha promesso che se diventa Presidente del Consiglio dei Ministri verrà a Udine, però non lo so se i tempi lo permetteranno. In ogni caso in questi 15 giorni continueremo a spiegare il nostro programma alla gente, faremo convincimento affinché il 13 maggio ci sia una buona partecipazione per le elezioni, perché è importante venire a votare, apriremo un confronto con le forze che sono rimaste fuori da questo ballottaggio, e mi riferisco soprattutto alle forze di centrodestra, che sono la stragrande maggioranza delle forze che non partecipano, ripeto, al ballottaggio tra me e Martinez. Ecco, quindi dove andare a pescare i voti che mancano? Ma alcuni voti sono abbastanza, tra virgolette, scontati, penso da Casa Pound a Salmè, e poi dobbiamo parlare con Bertossi e con Valcic, penso che apriremo confronto, vediamo quale sarà il risultato. Ecco, Valcic, quindi patto per Udine, che al momento è al 2,86%, come commentiamo questo risultato? Ma è un po' più basso rispetto alle regionali, probabilmente Cecotti ha fatto più incetta di voti rispetto a Valcic, però è un dato che va sempre tenuto conto e può aiutare poi, anzi aiuta molto anche nel ballottaggio. Il primo passo che farete, e poi ci salutiamo, quale sarà, Martinez? Il primo passo è impostare una campagna elettorale per spiegare che noi siamo autonomi, andiamo avanti per la nostra strada, nonostante Salvini e Fedriga siano venuti molto spesso qui e probabilmente ritorneranno, i risultati ci dicono che gli udinesi ragionano con la loro testa, e quindi su questo noi punteremo, perché ci interessa molto rilanciare l'idea che abbiamo di che è possibile governare insieme ai cittadini, pianificare la città insieme a loro. Fontanini, il primo passo? Ma il primo passo è il confronto ancora con la gente, girare nei quartieri, parlare con i cittadini e continuare in pratica questa azione che abbiamo fatto già in questa prima fase della campagna elettorale, perché c'è sempre da spiegare, c'è sempre da convincere, c'è sempre da invitare a dare il consenso ad una forza che rappresenta una discontinuità rispetto al passato. Fedriga ha sempre detto lui presidente, Riccardi vicepresidente, lei se la sente di fare un nome per un eventuale vice sindaco o no? No, non è tempo. No, è ancora troppo presto, vediamo anche, voglio capire anche le preferenze, chi entra nel consiglio comunale, per capire poi a chi affidare questo incarico. Enrico Bertossi, 7,58% in questo momento, da chi si aspetta la prima chiamata? Da Fontanini o da Martinez? Da centrodestra o da Partito Democratico? Per oggi spero francamente da nessuno, perché vogliamo riflettere sul risultato, che è molto buono, sicuramente
abbiamo preso praticamente gli stessi voti dei 5 Stelle in mezzo a un turbinio di leader nazionali che addirittura hanno messo in primo piano la regione, il comune di Udine rispetto al governo nazionale, quindi una fatica a far passare messaggi locali molto, molto dura, molto intensa, quindi noi vogliamo riflettere, il risultato per noi è buono, domani cercheremo di capire meglio il segnale che ci danno i nostri elettori. 1750 voti però potrebbero essere l'ago della bilancia nel ballottaggio. Ma sicuramente possiamo dare una mano a un candidato o all'altro a vincere, ma vorremmo darla alla città, vorremmo dare un contributo sui programmi, sulle cose da fare e cercare di capire quali punti del nostro programma, che era molto ricco, articolato, con una visione della città, vogliono condividere, per cui è un po' prematuro. Io credo che dobbiamo riflettere molto sul voto e soprattutto dobbiamo riflettere sul fatto che finalmente fra 15 giorni si voterà solo per la città, non ci saranno più i leader nazionali, non ci sarà più il governo, la regione, ma ci sarà la nostra città e quindi cercheremo di farlo, di fare un ragionamento per il bene della nostra città. In campagna elettorale, prima della scelta del candidato definitivo, quello di Fontanini per il centrodestra, era stato fatto nome anche di Enrico Bertossi come candidato del centrodestra. Questo ci porterebbe a pensare a un orientamento verso quella direzione. Pensiamo bene o pensiamo male? Diciamo che lo sforzo che si è fatto all'epoca era quello di unire i nostri movimenti civici al centrodestra per cercare di vincere al primo turno. I dati di oggi dimostrano un po' questo, che alla fine sommando i vari voti probabilmente si poteva giocare al primo turno. Fontanini rispetto a Fedriga perde quasi 10 punti in percentuale dalla regione al comune, che non è poco. Si tratta di capire qual è il messaggio che hanno mandato gli elettori, non solo a me ma anche a Fontanini, quindi ragioneremo sulle cose da fare. Adesso mi sembra molto prematuro, oltretutto non abbiamo neanche il dato finale, quindi non... A me piacerebbe arrivare prima di 5 Stelle, ad esempio. Ha detto che ragionerete appunto anche sui programmi. C'è un punto che metterete al primo piano? C'è un argomento, un progetto, un piano sul quale magari cercherete di far leva? Ma io credo che Udine non sia solo profughi, credo che ci voglia un disegno sulla cultura, sul lavoro in città, un bel piano di marketing turistico-culturale, una riorganizzazione dei musei, l'acquisizione dell'ex Banca d'Italia al patrimonio comunale, insomma alcune cose su cui credo si potrà trovare un'intesa, ma che vanno analizzate a mente serena. C'è tempo fino a sabato per fare gli apparentamenti. Poi, ripeto, io non cerco nessuno, se qualcuno vuole aprire un tavolo con noi, insomma, chiaramente ci parliamo volentieri. Un primo commento di questo risultato: a Udine siamo attorno al 2,83% per il patto per Udine, per Andrea Valcici sindaco, soddisfatto di questo risultato, si poteva, si sperava di fare di più? Beh, intanto sono soddisfatto in generale per lo straordinario risultato del patto per l'autonomia e Sergio Ceccotti candidato presidente. Uno o due, stiamo verificando in questo momento i prossimi consiglieri regionali del patto, che pongono le basi per una politica diversa in regione, per una presenza autonomista di opposizione in una regione che sta rischiando grosso e rischierà ancora di più sul versante della sudditanza al Veneto di Zaia con l'elezione di Fedriga. Per quanto riguarda Udine, anche qui un grande ringraziamento alla città che ha dato quasi il 10% dei voti alla candidatura di Ceccotti. Noi siamo in questo momento, mancano ancora poche sezioni, attorno al 3%, non so se questo ci consentirà di entrare in consiglio comunale, bisognerà vedere la questione dei resti, le percentuali. Comunque diciamo che per una forza che si è presentata per la prima volta mettendo in campo esclusivamente i pochi mezzi, ma soprattutto la grande volontà dei componenti della lista, io credo sia già un buon risultato. Vedremo se questo sforzo sarà premiato anche da una presenza nell'assise comunale.
Diciamo che però voi avete un bagaglio di poco meno di un migliaio di voti, 937 al momento, poi vedremo quale sarà il risultato finale, che possono essere voti importanti anche in chiave ballottaggio. Avete intenzione di muovervi in qualche modo a sostegno di Fontanini o di Martinez? Cosa avete pensato a proposito? Ma prima di tutto stiamo pensando agli interessi della città e in base a quello insieme decideremo che cosa fare. Le opzioni sono diverse, dal porre una serie di domande, di obiettivi ben precise ai due contendenti al ballottaggio o dare libera scelta ai nostri elettori. Vedremo, torno a ribadire che in questo momento il dato fondamentale è aver riportato la politica in città, sono orgoglioso di questi voti raccolti, ancor più orgoglioso del lavoro della mia squadra. Il risultato di queste elezioni che spicca un po' su tutti è ovviamente il risultato della Lega. Da collega, da giornalista, se l'aspettava questo risultato così importante, così grosso? Credo che qualsiasi giornalista se lo sarebbe aspettato, è stato confermato. Quello che magari colpisce sono alcune percentuali bulgare in alcune zone del Friuli. E io vorrei aggiungere questo, già una volta i friulani si sono fidati della Lega, ricordo la prima legislatura regionale di Fontanini, poi la guerra, poi lo stesso Cecotti con percentuali che erano altrettanto bulgare negli anni 90. Il risultato qual è stato? L'appiattimento sulla Padania, oggi ci sarà l'appiattimento sulle posizioni di Zaia e quindi il Friuli schiacciato dal Veneto e da un porto di Trieste, da un'immagine di Trieste che corre velocissimamente. I rischi che corre anche la specialità della nostra regione con Federica Presidente sono davanti agli occhi di tutti. E allora siamo giunti al termine di questo speciale che chiude anche la nostra giornata in diretta per seguire le elezioni. Abbiamo iniziato questa mattina alle 7, a dire il vero già ieri sera alle 22.30, con un piccolo speciale insieme al direttore Mauro Mazza per anticipare i temi che poi abbiamo trattato oggi, ma da questa mattina alle 7 fino a questo momento siamo stati ininterrottamente in diretta per fornirvi tutti i risultati, i commenti sulle elezioni regionali e comunali. È dunque tutto dalla redazione del TG Udinews, buon proseguimento di serata, negli altri appuntamenti dell'informazione, a cominciare già da domani mattina, vi daremo conto anche di altre piccole notizie di cronaca della giornata di oggi. Oggi era giusto dedicare lo spazio, avremmo voluto farlo anche adesso, ma siamo davvero in ritardo sulla tabella di marcia. Da domani torneremo alla normalità con tutte le edizioni del telegiornale, 13.30, replica alle 14.30, poi alle 19, replica alle 20.30, alle 22.30. Domani mattina la rassegna stampa regolarmente alle 7. Live su Udinews TV, canale 110 del digitale terrestre. Buona serata a tutti.